per la chiusura della quinta edizione della Lendarte al Furlo, Alessio Privitera con la sua Camera Distorta. Che cos'è questa Camera Distorta? La Camera Distorta nasce da un'illusione ottica che è stata elaborata da uno psicologo negli anni passati, nei primi del Novecento, da James, attraverso delle linee prospettiche messe in maniera distorta da un certo punto di vista, in una finestrella che è all'ingresso della stanza. Le due persone che si trovano su queste due porte dietro sembreranno una un gigante e l'altra piccolissima. Perché questa illusione? Perché il nostro cervello lavora in maniera automatica. Quello che vede e pensa sia giusto, dice sì, è giusto, è così. In realtà queste linee distorte nell'occhio arrivano in una certa maniera, il cervello le rielabora e dice quelle due persone sono sullo stesso punto. In realtà una persona è molto più lontana e l'altra è molto più vicina, quindi una sembra gigante e l'altra sembra più piccola. Questa stanza è stata creata nel 2009 da me e Gabriele De Vecchi per il Mercurdo, e da lì è rimasta per 5 anni rinchiusa finché l'abbiamo fatta a pezzi e l'abbiamo fatta arrivare qui. Fortunatamente l'abbiamo risaldata, l'abbiamo ricostruita, adesso si presenta in maniera, diciamo, momentanea, e spero durante quest'anno di riuscire a finirla e renderla definitiva. Come ti è nata questa passione, questa curiosità per questi giochi prospettici? E nasce dalla mia continua ricerca di qualcosa di nuovo. Alla fine il percorso di un artista nasce dalla sua creatività, da quello che ha dentro e non riesce più a tenere a bada. Questa creatività nei primi momenti va come un cane sciolto, è libera, non è imbrigliata, però mi sono reso proprio conto con gli anni che bisognava sempre affinarla e trovare un percorso evolutivo, e questo affinamento nasce anche dalla curiosità, bisogna sempre cercare qualcosa di nuovo. Come qui nella stanza distorta la prospettiva viene presa in giro e i punti di vista vengono traviati, anche in altre opere che faccio il mio interesse principale è prendere in giro chi guarda l'opera d'arte. Dal Gabriele De Vecchi al gruppo Tio ho preso molto di questa, della filosofia dell'arte interattiva, l'arte dove lo spettatore non è una semplice persona che guarda un qualcosa, ma è un qualcuno che interagisce. L'arte nasce dalla sensazione di chi la guarda. Quindi io attraverso i miei lavori cambio sempre i punti di vista, le prospettive, come sempre qui alla Lendarte avevo fatto un albero messo al rovescio in cui le radici diventavano diciamo i rami, qui i giochi prospettici prendono in giro chi guarda. Anche in altri miei lavori cambio la funzione degli oggetti attraverso disegni su foto praticamente, degli oggetti molto piccoli vengono trasformati attraverso disegni sopra in oggetti molto grossi. C'è sempre questa cosa in comune, prendere in giro la sensazione, la percezione di chi guarda, questa interazione con chi usufruisce dell'arte. Un prendere in giro, un giocare e anche uno stimolare la mente, la creatività, la curiosità di chi vede queste opere. Certo, è questo che mi interessa soprattutto. Interagire attraverso l'opera d'arte, perché molte volte si cade nell'egocentrismo, l'artista che si distanzia da chi va nei musei. Molte volte la gente va nei musei e dice bello perché è nel museo, bello perché è contemporaneo, ma in realtà dopo torna a casa e la metà delle cose che ha visto non gli rimarrà mai dentro. Io cerco, ci provo a cercare di creare un legame con chi guarda l'opera d'arte, non questa distanza tra artista, super artista e chi invece va nel museo. Come vedi la vita di questa tua opera, di questo tuo gioco all'interno di una land art? Sei favorevole a lavori di recupero, di manutenzione? Nel caso della stanza distorta bisogna proteggerla dalle intemperie, anche perché la ruggine è dietro l'angolo. Quindi un minimo di manutenzione per renderle durature nel tempo ci vuole, però fare spiazzali di cemento armato non si può fare, insomma. Quindi la natura, come l'artista interagisce con chi guarda il quadro, anche la natura interagisce con l'arte. Siamo tutti vicini, insomma, così.